1.03, buonasera all'ultima edizione del nostro telegiornale. Bufera sul ministro dell'istruzione Bussetti, che a Napoli ha bacchettato i docenti del Meridione. Ci vuole l'impegno del Sud, vi dovete impegnare forte, non più fondi ma lavoro e sacrifici, ha detto il ministro. Dura replica del vice premier Di Maio: quando si dicono fesserie bisogna chiedere scusa. Il PD annuncia un'interpellanza parlamentare, Forza Italia parla di dichiarazioni irricevibili. Bufera sul ministro dell'istruzione, nuovo strappo nel governo, con Luigi Di Maio che scrive così: se un ministro dice una fesseria sulla scuola, chiede scusa, punto. Cosa ha detto il ministro leghista Bussetti? Che al sud la scuola non ha bisogno di fondi e ai professori che devono impegnarsi, lavorare e fare sacrifici. Atteggiamento grave e scorretto, dicono subito i 5 Stelle, mentre l'Associazione Nazionale dei Presidi considera quelle del ministro parole inaccettabili. Un ministro non può delegittimare il personale del Sud, anche perché, ricordano, in molte aree del Mezzogiorno le scuole sono l'unico avamposto dello Stato. Interviene nella polemica anche il sindacato, dal ministro parole chiare che segnalano il tentativo di dare concretezza a quel progetto sciagurato di regionalismo differenziato, dice la CGIL. Sostanzialmente sulla stessa linea l'opposizione politica, dal PD a Forza Italia. Mara Carfagna parla di dichiarazioni irricevibili e Renata Polverini di lapsus freudiano che tradisce smanie secessioniste mai dismesse, mentre dal PD Francesco Boccia annuncia un'interpellanza urgente in Parlamento. Invece di offendere i cittadini, il ministro venga a dirci cosa intende fare lui per la scuola. In serata l'altro vice premier Matteo Salvini prova a spegnere l'incendio, invoca lo stop delle polemiche e dice: questo governo sta facendo tantissimo per il Sud, i fatti sono più forti di qualsiasi polemica. Migliaia di persone in piazza a Roma per la manifestazione dei sindacati contro il governo. CGIL, CISL e UIL chiedono un confronto all'esecutivo su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco. È meglio che il governo torni indietro, perché altrimenti va a sbattere, dice il neo segretario della CGIL, Landini. Una piazza aggremita, come non accadeva da tanto tempo, una manifestazione unitaria che i confederali non riuscivano ad organizzare da più di un lustro. Due elementi che hanno permesso ai leader di CGIL, CISL e UIL di lanciare la sfida al governo giallo-verde. Siamo noi il vero cambiamento, hanno urlato dal palco di Piazza San Giovanni Anna Maria Furlan, CISL, Carmelo Barbagallo, UIL e Maurizio Landini alla prima uscita da numero uno della CGIL. Futuro al lavoro si chiamava la manifestazione, che ha raccolto decine di migliaia di iscritti al sindacato in una piazza colorata, vivace ma composta. Nei loro interventi i leader sindacali hanno confermato il giudizio negativo sulla manovra economica del governo, definita miope e recessiva, chiedendo il rilancio degli investimenti per creare il nuovo lavoro. Ben venga quota 100, hanno detto, ma non è sufficiente, occorre trovare una soluzione per chi non arriva e non arriverà mai alla soglia dei 38 anni di contributi, a cominciare dalle donne, per le quali la proposta dei sindacati è quella di riconoscere un anno di contributi per ogni figlio. Per CGIL, CISL e UIL poi l'altro perno su cui si muove l'azione di governo in tema di politiche sociali, il reddito di cittadinanza, è un ibrido che rischia di far male sia sul fronte della lotta alla povertà che su quello delle politiche del lavoro. Chi governa l'Italia va ad incontrare chi protesta in altri paesi, ha detto Landini, facendo riferimento all'incontro del vice premier Di Maio con gli esponenti dei gilet gialli francesi. Ascolti questa piazza che chiede solo giustizia sociale. Duro attacco dei vice premier a Banca Italia, serve discontinuità perché non possiamo confermare gli stessi che sono stati nel direttorio se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni, dice Di Maio davanti all'assemblea degli ex soci di Banca Popolare di Vicenza. Per Salvini Banca Italia e Consob andrebbero azzerate, i vice premier hanno promesso anche che presto arriveranno i rimborsi per i risparmiatori truffati. Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una o due persone, azzerati. La linea del governo, per voce dei due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è questa. L'abbraccio tra i leader di Lega e Movimento 5 Stelle oggi in Veneto, prima di salire sul palco all'Assemblea dei risparmiatori, ex soci della Banca Popolare di Vicenza, vittime del fallimento, dà l'idea di come il governo, almeno sulla questione banche, viaggi compatto.
Se noi siamo qui, spiega Salvini, con voi, con il conto corrente in rosso, è perché chi doveva controllare non ha controllato, spiega il segretario leghista. Per Banca Italia serve discontinuità, non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio in questi anni, dice invece Di Maio. Il governo annuncia che il tempo della rivoluzione è arrivato, la commissione d'inchiesta sulle banche con a capo Pierluigi Paragone è già stata approvata in Senato entro fine mese e atteso il voto alla Camera l'inizio dei lavori a marzo. Il rinnovo dei vertici non è però cosa semplice, la procedura è complessa, dopo il via libera del governo l'ultima parola spetterà al Presidente della Repubblica. Il cambio ai vertici di Banca Italia sarà radicale, spiegano i due vice premier, l'occasione a Vicenza è anche quella per ricordare ai risparmiatori che il governo sta facendo tutto il possibile per far arrivare quanto prima i risarcimenti, nonostante la cautela dell'Europa. Ce ne freghiamo delle letterine di Bruxelles che non è d'accordo sui risarcimenti, noi dobbiamo restituire e garantire chi è stato truffato, ha concluso Di Maio. Tredicesimo sabato di protesta in Francia dei gilet gialli, tensioni con la polizia in molte città del paese, a Parigi un manifestante è rimasto ferito in modo grave. E a Torino oggi gravi disordini alla manifestazione degli anarchici, scontri con la polizia, diversi i fermati. Vediamo. Petardi, bombe carta e sprangate. La risposta allo sgombero dell'asilo occupato in via Alessandria a Torino è degenerata durante il corteo di oltre 500 anarchici partito oggi da Piazza Castello. Momenti di tensione scaturiti in scene di guerriglia vicino al centro storico. Gli antagonisti hanno imbrattato i muri di una caserma, dato alle fiamme diversi cassonetti e spaccata la vetrata dell'azienda del servizio idrico della città. Un gruppo di Black Bloc ha anche assaltato un autobus di linea vandalizzando il mezzo con lanci di lacrimogeni sotto lo sguardo spaventato dei passeggeri. Tra i manifestanti gli anarchici di Ivrea, Rovereto, Pinerolo, Trento e Milano e una trentina di esponenti del centro sociale a Scatasuna. Il bilancio alla fine è di 4 feriti e 12 persone fermate dalla polizia. Condanna unanime è stata espressa dalle istituzioni. La sindaca Appendino ha parlato di fatti gravissimi, il presidente della regione Chiamparino di atti che non possono trovare giustificazione e il ministro dell'interno Matteo Salvini ha assicurato la galera per chi ha attaccato la città e ha promesso la chiusura dei centri sociali. Il calcio con gli anticipi del sabato per la 23esima giornata di Serie A, Napoli fermato dalla Fiorentina sullo 0-0, l'Inter scaccia la crisi vincendo nel finale con il Parma. Come un testacoda l'Inter riprende quota proprio con quel Parma che l'andata aveva lasciato una prima cicatrice sulla pelle nerazzurra. Il tanto temuto Gervinho aziona il suo motore e stampa sulla traversa un brivido per Andanovic. Stavolta la squadra di Spalletti non si disunisce e comincia a far valere la qualità superiore con la ripresa in cui gli avversari sono messi alle corde. Un angolano in crescita diventa il simbolo della voglia di riscatto dei nerazzurri che dopo la rete di D'Ambrosio cancellata dal VAR insistono. Icardi prosegue la sua astinenza e allora Spalletti si affida a Lautaro Martinez, l'uomo dei finali palpitanti. A 3 minuti dal suo ingresso Kučka è fagocitato e perde palla. L'argentino riceve un assist d'oro da Angolan e non fallisce l'appuntamento con i 3 punti. L'Inter non segnava in campionato da 366 minuti. Resta invece zavorrato il Napoli, che non riesce a scacciare i fantasmi dell'anno scorso contro una Fiorentina in emergenza, soprattutto in difesa, ma animata da un grande spirito di sacrificio. Tanti rimpianti per la formazione di Ancelotti, con Insigne e Mertens che vivono una partita caratterizzata dalle occasioni mancate, da qualche buon intervento del portiere viola Lafon. Adesso la Juventus ha la possibilità di tornare a più 11 in caso di successo domani in trasferta contro il Sassuolo. Allegri perdona Dybala che è in ballottaggio con Bernardeschi e pretende dai suoi una prestazione seria per dimenticare le 6 reti subite. La missione del Milan contro il Cagliari a San Siro è mettere la freccia su Roma e Lazio. Ed è tutto, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.